Certamente avete sentito parlare del 21 dicembre 2012. Ebbene, una vera e propria misurazione della pienezza del tempo è possibile e io vi dimostrerò come realmente il 22 dicembre, che culmina il 21, data veramente la fine del tempo che cominci con quella perfetta data che abbiamo visto essere l'anno in cui è nato Gesù. La tesi è questa: la pienezza del tempo rispetta l'inizio zero del tempo se è impostato sull'anno natale di Gesù. Dobbiamo prima calcolare quanto sia tutta la realtà che possa esistere nel tempo. Tutta la realtà è il 100%, è unitaria quando si relativizza alla quantità 1, in modo tale che con 9 a 1 unità noi esprimiamo tutta la realtà unitaria, che è 100 in assoluto, ma unitariamente è data da 99 a 1 unità. Ora dobbiamo riferire questa unità a un versore unitario. Il versore è unitario, è l'inverso dell'area 3x3 che sia formata dalle tre dimensioni dello spazio. Per cui è un nono. Ebbene, tutta la realtà riferita su un solo versore è data da 99 diviso 9 e mostra di essere l'11%. Ora, quando la realtà ha quattro dimensioni, essa è intera in queste quattro dimensioni, quanto 11 per 4 uguale 44%, ma è intera come 44. Ora dobbiamo definire anche il tempo dell'unità. Tutta la realtà complessa è data da 44 più 44 uguale 88%. Questa è composta da spazio e da tempo. Considerando un 3%, le tre linee dello spazio, con la differenza 88-3, otteniamo che 85% è la quantità di solo tempo e sono esattamente 0,85 centesimi di tempo unitario. Mostra inoltre, con 11 per 6 uguale 66, il tempo percorso in tutti i sei versi dello spazio, che sono reali come lo 0,0066, ossia alla dimensione unitaria reale data dalla dimensione 10 alla meno 4. Mostra ancora la quantità immaginaria. Sono ancora le 85 quantità di solo tempo alla dimensione 10 alla meno 6, quella unitaria dei versi dello spazio. Dobbiamo riferire ora le due ultime dimensioni, alla realtà 1000 unitaria dell'atomo, e abbiamo 10 per 10 alla meno 8 come tutto il ciclo atomico 1 moltiplicato 10 al cubo, e abbiamo poi il valore intero come 3 per 10 al quadrato,
che esprime la sezione unitaria 10 al quadrato dell'atomo per il volume diretto nelle tre linee dello spazio x, y, z. Pertanto, alle varie dimensioni unitarie, la quantità unitaria che è la pienezza del tempo esprime il numero 44,85668513. Questo è tutto in linea. Ora però noi dobbiamo avere tutto nella sezione, nell'area. Bene, non rimane che fare il quadrato di quanto è tutto in linea, ossia il quadrato di 44,85668513, che è uguale a 2012,1222. Questo è tutto in area. Ora, essendo ciò anche tutto in linea, quando la sezione è 1 per 1, lo stesso numero indica la data dell'anno 1012, mese 12 e giorno 22, ed è una data limite posta alla fine, ossia alla pienezza del tempo, che si ottiene nel giorno 21. Quindi abbiamo una dimostrazione di un calcolo vero e proprio che dimostra la pienezza del tempo che si realizza proprio in questa data, ossia quando inizia il giorno 22 dicembre 2012. Riepilogo che cosa ho fatto. Ho fatto il conteggio della quantità del tempo. Ha determinato 44 unità e poi fino alla dimensione 100 dell'atomo, ossia fino alla dimensione 10 alla meno 8 metri, ci sono tutti i vari quantitativi in 8 cifre, 4 reali e 4 immaginarie, in cui la prima parte reale è sempre quell'85 che esprime solo il tempo, da 88 che è spazio-tempo meno lo spazio 3, mentre invece le due ultime cifre la prima volta esprimono questo tutto tempo in tutte le linee dello spazio, che sono 66. Nel secondo caso tutta questa quantità unitaria di solo tempo data dalla quantità 85 è come una massa 3 lanciata nelle 10 dimensioni del suo ciclo atomico. Questo è tutto il tempo, in linea, ma il nostro riferimento è sempre condizionato alla sezione del flusso, formata dal quadrato di questa linea. Ebbene, quella sezione, quando è tutta lanciata in una sola linea perché diventa una sezione unitaria, esprime quel numero come una data, ed è la data posta alla fine del tempo.